L'idea è nata come nascono, diciamo, le idee migliori di notte. Eravamo, diciamo, insieme al mio socio Nicola e stavamo pensando, stavamo guardando un po' di siti che fanno e-commerce, quindi diciamo commercio elettronico, Groupon, couponing. E da lì ci è venuta l'idea di sviluppare un sistema che, diciamo, orientato sull'utente, quindi una piattaforma che abbia un'app per geolocalizzare gli sconti. Quindi, partendo, diciamo, dal coupon come elemento fondamentale, poi creare un mondo attorno all'utente. Quindi praticamente esiste questa piattaforma dove l'utente si iscrive, inserisce, diciamo, i propri gusti, quali sono le proprie preferenze e crea un proprio profilo. All'interno di questo profilo, lui, inserendo, diciamo, la città di appartenenza, potrà vedere quali sono gli sconti che ci sono attorno a lui, in modalità di coupon. Però, diciamo, noi ci siamo molto differenziati rispetto ad altre tipologie di couponing, cioè non andiamo a fare l'acquisto, diciamo, in maniera elettronica online da casa o tramite l'app, ma l'utente, una volta, diciamo, che ha scaricato questa applicazione, la può utilizzare, nelle principali strade e nei principali centri commerciali. Quindi si scarica l'app. Attiva l'applicazione che lo geolocalizza e interroga l'app per chiedergli quali siano gli sconti che ci sono attorno a lui. Ma l'esperienza di shopping tradizionale noi l'abbiamo voluta mantenere. Quindi l'utente, una volta che ha trovato, diciamo, quale sia lo sconto perfetto per i suoi gusti, si reca dal negoziante e una volta entrato, se è soddisfatto, acquista. Abbiamo cercato di creare una piattaforma dove poi l'utente, una volta che ha acquistato questo prodotto, possa, diciamo, fare numerose altre attività social, quindi postare fotografie dei prodotti, inserire i propri gusti, diventare degli shopper, quindi avere dei follower, poter chiedere anche consigli alla comunità su determinate tipologie di prodotti, crearsi, diciamo, il proprio mondo relazionale, tutto orientato sullo shopping.